Siamo a Paternò, Antonio Borromeo ha qui una maglietta di Papi Gump perché sta ricordando il Forrest Gump, perché lui però combatte, corre per che i bambini abbiano il diritto di avere entrambi i genitori, visto che sono molte separazioni, divorzi, e spesso questi bambini vengono affidati alla madre. In Italia è così, no? Voi in fondo rappresentate i padri, giustamente, tutti maschi, perché spesso succede che i padri non vedono i figli, ci sono poi addirittura i casi in cui i figli vengono portati all'estero, abbiamo visto anche in televisione casi del genere. Allora voi state chiedendo che cosa? L'attenzione delle istituzioni per una bigenitorialità, però fatta nel senso della pacificazione? Sì, sostanzialmente allora è questo. Esiste una legge sul figlio condiviso, la legge 54 del 2006, che non capiamo il motivo per cui non viene applicata. Cioè, è una legge che parla di compieti per quanto riguarda il fatto dei bambini di stare con i genitori, di stare soprattutto, attenzione, non dimentichiamo i nonni, perché ad oggi ci sono 26.000 ricorsi all'interno dei tribunali dei nonni che non possono vedere i nipoti, cosa che prima di questa legge non poteva... Ovviamente si tratta del genitore del padre. Certo, infatti è così. Però non è una battaglia i padri contro le madri e via discorrendo. Noi infatti parliamo di bigenitorialità. Più che altro è un modo per sensibilizzare, perché insegna, secondo me questa è una battaglia a livello proprio culturale, cioè bisogna sradicare dalla mente delle persone questo fatto di proprietà del bambino, di usarlo per ricattare. Il messaggio che noi sostanzialmente diamo è quello innanzitutto di attenzione, non portate i bambini all'interno del tribunale, perché nel momento in cui entrano nei tribunali, molto probabilmente per uscirne passeranno, se ne escono, degli anni. Ricordatevi che ci sono gli assistenti sociali, le case famiglie, una serie di cose che per carità per certi versi operano benissimo, ma per certi versi, come nella natura delle persone e delle istituzioni, ci sono molti che operano male e hanno talmente tanto potere che basta una virgola e un punto di queste persone all'interno dei tribunali come relazione che il bambino non si sa che fine fa. Sì, questo è verissimo, in Italia è verissimo, ma nel caso di conflitto con il coniuge, cosa significa esattamente non andate nei tribunali? Perché come si può risolvere il problema? Con i mediatori familiari? Come? Certo. O con la pacificazione di cui si parlava prima? E se appunto l'altro soggetto, cioè in questo caso l'ex moglie, la moglie separata, reagisce in malo modo, voi come potete esercitare il vostro diritto? Allora, c'è una cosa che molto probabilmente tanti non sanno. Nei paesi del nord Europa hanno su per giù la nostra stessa legge sul condiviso. La cosa è stata risolta così. Viene applicata la legge. Nel momento in cui un coniuge non rispetta qualcosa disposto dal giudice, non è che come qui che si limitano, dice ok, non l'ha rispettato, facciamo 200 euro di multa, 300 euro di multa. Lì funziona che non solo paghi la multa ed è salata, ti fai dai 3 ai 6 mesi di carcere. E guarda caso, nel giro di 2 anni cui hanno applicato questa legge, le separazioni in quei posti là sono scese del 9%. Quindi c'è qualcosa a livello istituzionale, a livello di legge, che deve essere cambiato. Non è che un padre fa una cosa del genere e si fa 6 mesi di carcere, la madre fa una cosa del genere e paga 200 euro di multa. Cioè la parità, queste parità di cui si parla, tutte queste cose qui, sostanzialmente dov'è? Ma ripeto, fino a quando è una cosa tra me e la mia ex possiamo anche sopportarlo, come lo sopportiamo da anni, ma quando ci sono i bambini, ma come glielo andiamo a spiegare una situazione del genere? Il bambino è un mediatore straordinario che si mette sulle sue spalle, parla con il padre ed è costretto a dire per non far soffrire il padre una bugia, parla con la madre e è costretto a dire una bugia per non far soffrire la madre, e oggi ti voglio bene di più e domani ti voglio bene di me. Cioè, è un mediatore che noi pensiamo che un bambino non capisce queste cose qui, ma sono molto attenti, specie i ragazzi di oggi. Allora, quando io dico non entriamo nei tribunali con i bambini, sostanzialmente dico risolvetevi i vostri problemi, che spesso e volentieri sono situazioni a livello economico, di quanto mi dai, quanto non mi dai, la casa è mia, la casa è tua, ma non prendete i bambini come ricatto per arrivare a queste cose qui. Questo sostanzialmente diciamo, lasciateli vivere, perché i bambini devono fare i bambini, dopodiché sbrigatevela come volete.